Si trasforma in un razzo missile con circuiti di 1000 valvole. Tra le stelle sprinta e va. E sì, oggi inizio con la canzone di Goldrake, UFO Robò, perché ho letto che è morto l'autore di questa canzone. E mi è dispiaciuto, mi ha fatto venire in mente i giorni di quando ero ragazzina e seguivo religiosamente quelli che allora, non lo sapevo ancora, si chiamavano anime. Noi li chiamavamo i cartoni animati giapponesi. E iniziavano circa a mezzogiorno e proseguivano poi fino al primo pomeriggio. E la cosa bella è che io facevo i turni all'epoca a scuola perché l'edilizia scolastica non era sufficiente per accomodare tutti, quindi vengo dal periodo in cui si andava a scuola una settimana la mattina e una settimana il pomeriggio. E quindi io potevo vedere tutte e due, sia quando andavo a scuola la mattina che quando invece andavo il pomeriggio, perché appunto iniziavano verso mezzogiorno. E noi tutti li guardavamo, la mia generazione è cresciuta con i cartoni animati giapponesi. Perché li guardavo? Perché erano qualcosa di completamente diverso da quello che avevamo visto fino ad allora. E col senno del poi, ripensandoci, è vero, non solo sono terribilmente violenti, ma hanno anche atteggiamenti da bullo, le donne hanno sempre ruoli molto secondari e non le prendono mai sul serio, le trattano sempre male, però all'epoca a noi non interessava, a noi piaceva guardarli perché, almeno a me personalmente, piaceva guardare i cartoni animati giapponesi perché nella loro stranezza, nella loro avevano un aspetto incredibile che all'inizio ti spiazzava, poi invece ti abituavi e con la consuetudine di vederli giorno dopo giorno entravi nella loro epopea, conoscevi i personaggi, ti immedesimavi, sapevi come si sarebbero comportati. E non molti anni fa ho rivisto tutta dall'inizio alla fine una serie di cartoni animati giapponesi che già all'epoca era la mia preferita. Sto parlando di Candy Candy. Candy Candy fu anche il primo cartone animato giapponese o non, dove mi resi conto che il personaggio, soprattutto il personaggio principale, cresceva, cambiava, ma non solo interiormente, anche dall'esterno. Infatti, Candy Candy inizia che lei è una bambina e finisce che è una giovane donna. È una giovane donna. Sì, i cartoni animati giapponesi mi hanno sempre affascinato, infatti non per niente la mia gatta si chiama Mazinga. E concludiamo così. Si trasforma in un razzo missile con circuiti di 1000 valvole, tra le stelle sprinta e va.